Così, Orco, tu vorresti essere un bravo guerriero. Sì, e un giorno salverò il regno da una delle azioni malvagie di Skeletor. Orco, abbiamo sete. Oh, scusatemi. Non essere come un gatto spaventato. Va tutto bene, amico. È soltanto un tuono. Non ne sono sicuro, Adam. Padre, che cos'è? Non lo so, Tila. Ho la strana sensazione che lo scopriremo presto. Oh, no! Che succede, Orco? Lui sta arrivando! Sta arrivando! Lui? Non lo so, ma è sicuramente terrorizzato. Andiamo a chiederglielo, ragazzi. Orco, ma dove ti sei nascosto? Ah, sta a Kringer trovare i nascondigli, non è vero? D'accordo, Orco, che cosa sta succedendo? È il male di Eremesk sulla mia dimensione. Mi sta venendo dietro. Il male? Sì, ho già sentito prima questo nome. Sì, anch'io. Dici qualcosa di più, Orco. Eremesk è un elettroide sulla mia dimensione. Un elettroide? Se ricordo bene, è un robot fatto di pura energia, non è vero, Orco? È vero, Adam. Dimmi, Orco, perché dici che è dietro di te? Adesso perché? Perché? Ho l'impressione che la tua domanda ha già una risposta, padre. Io sono Eremesk. Sono venuto per la cosa segreta. E Orco, l'icona ce l'ha. Molto interessante. Così quel sacco ondeggiante nel vento ha un segreto da qualche parte. Forse dovremo dar da fare ad Eremesk un lavoro disonesto. Dimmi qual è il tuo piano, Skeletor. Trascinerò Eremesk qui e farò un accordo con lui. Ah, così potremo aiutarlo a fargli ottenere il segreto, vero? No, sei senza cervello. Lo aiuteremo a fargli ottenere il segreto per me. Ah? E non ci vorrà molto. Orco, voglio l'icona. Penso che mi devi delle spiegazioni. Fuori dalla mia strada. Aiuto! Aiutatemi, aiuto! Aiuto! Ehi, ragazzo di luce, mettilo giù! Aiutami! Sono soltanto svenuti. Ora potrò trasformarmi. Kringer! Bene, penso che per noi sia giunto il momento di andare. Avanti, muoviamoci. Oh, no. Dobbiamo andare di nuovo. Per la forza di Greyskull! La forza! Hai ricevuto una forte scossa. Eremesk ha portato via Orco. Voi due state bene? Sì. Brighiamoci. Tila e io ti seguiremo nel Windrider. Va bene. Andiamo, Battlecat. Devo trovare quella maledetta lampada prima che ottenga il segreto. Sbrigati, Skeletor, sbrigati!
Taci, brutta strega, mi sto sbrigando. Sto rilevando qualcosa sul quadro. È precisamente a nord della tua posizione. Eccolo, padre. Dovremo vederlo tra poco, Amen. Lo vedo, Duncan. Lo porterò subito via da qui. Grazie. Ah, eccolo. Tira la leva del trasporto di energia, Beast. Va bene, Skeletor. Ora troverò l'esatta frequenza elettrica della creatura. E il robot sarà in mio possesso e farà quello che io comanderò. Amen! 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 Non rovinerai i miei piani questa volta! Fuori dalla mia strada, piccolo mortale. Ma questo non lo dovevi dire. Calma, ho detto togliti di mezzo, mortale. Sarò felice soltanto quando mi ridarai il mio piccolo amico, Aremesk. Dovrai fare qualcosa di meglio. Ah. Ora farò una piccola magia. E ne pensi di questa sorpresa, Amen? Prenderò il mio piccolo amico adesso. Che succede, Amen? Non lo so, Tila. Non ne ho idea. Aremesk e Orko sono letteralmente spariti. Battlecat e io incontreremo te e Duncan al palazzo. Presto l'elettroide e quel piccolo nano volante saranno in mio possesso. Skeletor! Non c'è bisogno di essere turbato, amico mio. Mi ha portato qui per aiutarti a ottenere il segreto che cerchi. Tu aiuta Aremesk per ottenere il segreto. Ehi, Skeletor, tu aiuti qualcuno, che fratellino. Silenzio, piccolo nano di vento. Perché vuoi aiutarmi? Quelli che ti ostacolano nell'ottenere il segreto sono miei nemici. Forse se io aiuterò te a ottenere il segreto, tu aiuterai me a conquistare Eternia. D'accordo? Sono d'accordo. Oh, no! Oh, sì! Ho il sospetto, Amen, che la sparizione di Aremesk non sia colpa sua. Che vuoi dire, padre? Se ben ricordo dei miei studi fatti sulla robotica, Tila, non è possibile che gli elettroidi spariscano con la propria energia. Non so perché, ma ho la strana sensazione che Skeletor abbia a che fare con questo. Hai ragione, Amen! Skeletor! Bismuth! Quali trucchi malvagi hai usato questa volta, Skeletor? Nessun trucco, Amen. Ti ho portato anche un regalo. Mostraglielo, Bismuth! Orko! Se gli torcerai un solo capello, dovrai risponderne a me. Sta tranquillo, non è stato toccato. Sta fermo, Battlecat. Allora, Skeletor. Non sei conosciuto come uno che fa favori. Dov'è la tua trappola? Una piccolissima richiesta, Amen. Non siamo nell'umore di richieste. Concedetemene soltanto una. Che tipo di richiesta? Quell'orco trasferisce la cosa segreta su una dimensione diversa dalla mia. E se non avessimo intenzione di accettare la tua richiesta? Allora io manderò il robot elettroide nel vostro regno, miei cari. Dobbiamo discuterne con calma. Ti faremo sapere la nostra risposta fra circa un'ora, Skeletor. Ah, tra un'ora, Amen! Sembra che sia un lavoro fatto apposta per noi. Dimmi, Orko,
Dove diavolo hai nascosto questa cosa segreta? Al castello di Grayskull. Al castello di Grayskull? Siamo lontani dal castello di Grayskull, Orko. Voi due state qui e tenete a bada Skeletor. Noi avremo bisogno di molto tempo. Andiamo, Kat, dobbiamo affrettarci. E Skeletor sta usando Aremesk per ottenere il segreto e conquistare il regno. Dobbiamo ingannare Aremesk per farlo tornare nella dimensione di Orko. Su, Orko, prendi la sfera della dimensione. Sì, signora. Zippi, zippi. Sfera della dimensione. Grazie, Orko. Così è questa la cosa che Skeletor e quella specie di cortocircuito stanno cercando. Sì, questa è la cosa segreta. Durante i giorni del vecchio regno, le icone come Orko erano i guardiani della sfera. E da allora la sfera è rimasta al castello di Grayskull. E Aremesk pensa che Orko abbia usato la sfera per venire in questa dimensione, non sapendo che era un incidente. Sì, quando ha cercato nella palude del catrame. Possiamo localizzare la dimensione tunnel con la sfera. Certo, Imen. E una volta aperta, può essere richiusa? Sicuro. I miei poteri possono chiudere il tunnel, ma avrò abbastanza forza soltanto per un tentativo. Penso di avere una buona idea, ma avrò bisogno dell'aiuto di entrambi. Ecco il piano. La mia pazienza è al limite, Man-at-Arms. Dov'è Imen, quel piccolo birbante? Imen sarà qui molto presto. Lui e Orko sono andati alla palude del catrame per... La palude del catrame? Così è lì che si trova il segreto. Temo proprio che tu abbia fatto un errore, Man-at-Arms. Eh? Dov'è Aremesk? Se n'è andato. Hai perso qualcuno, Skeletor? Brutta coperta di pelliccia, lo hai lasciato scappare. Dobbiamo andare alla palude prima che ci arrivi Aremesk. Riterremo tuoi amici se non ti farai avanti, Skeletor. Tratterò con te più tardi, Man-at-Arms. Il piano di Imen sta funzionando, padre. Come un orologio, Tila. A proposito di orologio, Imen, sei in ascolto? Hai sentito tutto quello che ho detto? Sì, l'ho sentito, Man-at-Arms. Tutto andrà come stabilito. Beastman ed Evelyn sono chiusi a chiave e Skeletor è sulla sua strada. Bel lavoro, lo porterò via da qui. Imen, buona fortuna. Grazie, Tila. Ci vediamo più tardi. Imen vi saluta. Sei pronto, Orko? Sono pronto. Sei pronto, Zoar? Giusto in tempo, faccia luminosa. Adesso dovrai darmi subito la sfera. No! Oh! Gentile da parte tua venire qui, Skeletor. Siamo stati ad aspettarti. Me la pagherai, gattaccio cresciuto. Non è l'ora di scherzare, Imen. Voglio il segreto e adesso. Temo che la decisione spetti soltanto ad Orko. Inoltre, Aremesk è prima di te, no? Buona fortuna. Il regno è nelle tue mani. Oi, oi, da qui dipende tutto quanto. No, fermo! Faccio tornare la sfera nella dimensione a cui appartieni. Torna indietro! Torna indietro! Questo è certamente un trucco. I miei poteri non possono tenere il tunnel aperto per molto tempo.
pensavate di potermi ingannare? Non andrò lì dentro come quello sciocco di scheletro. Armo. Un bel colpo, ma non abbastanza. Sbrigati, Imen! Non posso continuare ancora a lungo. Resisti, Zor! No, Imen! Non toccarlo! Non ho altra scelta. La sua energia farà esaurire i tuoi poteri. La mia forza. No, non ho più forza. Non ce la faccio. Mettimi giù. Ora, Orko, ora. Ben fatto, Orko. Sono fiera di te. Sono felice che sia finita. Se non fosse stato per Imen... Imen! Ehi, è tutto a posto? Che è successo? Per afferrare Aremesk, hai assorbito la sua energia elettrica. Nessun uomo mortale l'aveva mai fatto prima. Il potere di Grayskull era sicuramente con te. Che fine ha fatto, Skeletor? L'ultima volta che l'ho visto, mi stava inseguendo. I poteri di Zor mi hanno trattenuto attraverso il tunnel, però. Grazie, Sorceress, per avermi aiutato. Siete stati voi due che avete salvato il regno. Ti sarò sempre vicina quando avrai bisogno di me, Imen. Comunque, Orko è stato l'eroe del giorno. Ora devo tornare al castello. Va bene, gli eroi tornino al palazzo. E ricordatevi di riferire le buone notizie. Siamo molto fieri di te, Orko. Questo come simbolo della nostra gratitudine. Ora tu sei Ser Orko, il cavaliere. Cosa c'è che non va? Dovresti essere felice, Ser Orko. Io non sono un eroe e non merito questa medaglia. Perché pensi di non essere un eroe? Perché avevo paura. Gli uomini coraggiosi non hanno paura. Vieni qui, Orko. Ascoltami, adesso voglio spiegarti qualcosa. Credimi, senza la paura, il coraggio non sarebbe mai esistito. E il vero coraggio si dimostra nell'affrontare qualunque sfidante, anche quando si ha molta paura. Nonostante tutto, Orko, sei stato molto coraggioso. E tutto questo perché sei veramente un nobile cavaliere coraggioso, Ser Orko. Sono veramente un cavaliere coraggioso? Che figura. Oggi Orko è stato cacciato da un malvagio robot. Orko era molto spaventato, ma alla fine ha superato la paura e ha aiutato Imen a sconfiggere il robot. Tutti noi abbiamo paura qualche volta e non c'è da vergognarsi. Avere paura è naturale, ci fa accorgere di un possibile pericolo. Se non l'avessimo, ci troveremmo spesso in difficoltà. Non bisogna sentirsi in colpa perché si ha paura. Ascolta le tue paure, ti aiuteranno a star fuori dai guai. A più tardi, arrivederci.